A casa di Ottone Rosai, Bruno Fanciullacci scrive alcune pagine di diario, testimonianza dei suoi ultimi giorni. Il centurione di Via Maggio, vedendomi in quelle condizioni, rimproverò i catturatori, osservando che non era ben fatto colpire in quel modo, ma si doveva tirare nei reni che non si vedono ma si sentivano. Questo obbrobrioso figuro doveva essere ben edotto nell'arte di seviziare. Con la scorta armata fui portato alla caserma in via della Scala, dove ebbi a subire nuovamente le percosse. Ci fu anche l'atto melodrammatico di mettermi alla tempia una rivoltella fuori sicura, da un cialtrone di milite che bastava guardarlo in faccia per comprendere come fosse capace di tutto. Tutto questo non costituì che il primo atto della tragedia. Fui portato al piano superiore e introdotto in un ufficio. Fu qui che ebbi il non ricercato onore di trovarmi alla presenza del maggiore Carità, esimio torturatore, pazzo carnefice della libertà. Mi furono fatte altre numerose domande, alle quali risposi meglio che potei. L'interrogatorio si fece più pressante, le domande si susseguivano in modo massacrante. Cosciente della mia posizione e delle mani in cui mi trovavo, cercai di mantenermi duro sul punto fissatomi. Vedevo però il boia Carità che si innervosiva, finché saltò su come morso da un aspide, gridando minacce e torture di ogni genere e che mi potevo considerare già morto, giacché non sarei uscito vivo dalle sue mani. Mi accompagnarono nella stanzuccia e fuori della porta misero una sentinella. Erano circa le 6 quando si concluse la giornata. La porta si spalanca con violenza e penetra dentro, stravolto in faccia, un ufficiale che aveva partecipato all'interrogatorio. Con violenza mi aggredisce, lanciandomi contumeli e dicendomi che se non avessi parlato mi avrebbe ucciso. Vedendo la mia insistenza, sentendo la mia ostinazione nel negare e nel ripetere come un ritornello, non so nulla, ciò che sapevo l'ho detto, non ho altro da dire. L'ufficiale, degno scolaro di Carità, sguainò il pugnale gridando fuori di sé: «Parla o ti ammazzo!». Non aggiunsi nulla e da allora, brandendo l'arma, si avventò, colpendomi ripetutamente nelle parti basse. In quel momento, doloroso, comprendendo tutto il pericolo, cercai di scansare con gesti rapidi colpi troppo pericolosi per la mia vita. 3 colpi mi presero nella parte di dietro ed il 4 lo presi nella parte testicolare sottostante. Il 5 lo presi nella mano sinistra, nel tentativo di fare scudo all'apparato genitale, giacché avevo notato come questo criminale volesse colpire proprio lì. Egli credette di aver raggiunto il suo scopo, perché quando si portò fuori, dopo aver richiuso dietro di sé la porta, disse che ne aveva castrato uno. Se non cadrà sotto i colpi della giustizia popolare, prima della nostra ormai vicina legalità, lo scoverò dovunque si porti. Rimasi per circa un 15 minuti in una pozza di sangue, malgrado i miei ripetuti richiami, prima che giungesse un aiuto. Mi portarono nell'infermeria, dove mi medicarono sommariamente, dandomi dei punti. Mentre mi trovavo sul tavolo, giunsero i fratelli della Misericordia, che rimasero allibiti vedendomi in quelle condizioni. Prendo l'occasione per rivolgere un caldo ringraziamento a questi fratelli, e specialmente a 2 di essi che ebbero parole di alta comprensione e premurosa attenzione. Ebbero parole di conforto che suonarono incitamento alla lotta contro l'oppressore. Li ringrazio per aver avvisato la famiglia, dimostrando nel farlo grande sensibilità dinanzi al dolore di una madre. Mi portarono a San Gallo, dove ebbi amorevoli cure e dove stetti un giorno per essere poi trasportato a Santa Maria Nuova. Qui ebbi la gioia di vedere le sorelle, la compagna Elsa. Mi avvisarono che tutto sarebbe fatto per la mia liberazione. Sapevo bene che i compagni avrebbero usato tutto. Di lì fui portato in via Giusti, dove rimasi sino al momento in cui i compagni, con la loro audace impresa, mi portarono via. Anche nell'ambiente di via Giusti trovai comprensione, dai dottori alle infermiere e alle monache. Venivo tenuto al corrente di tutto ciò che accadeva fuori e degli sforzi dei compagni per liberarmi. Si giunse al lunedì ed aspettai l'ora combinata. Nessuno giunse e pensai che per varie ragioni il colpo fosse stato rimandato. Quel giorno stesso, verso mezzogiorno, vidi la mamma e le sorelle. Alla sera, verso le 6, mentre ero leggermente appisolato, udii dei passi affrettati ed ebbi la sensazione che fosse giunto il momento.
Quattro miei compagni entrarono con le fide e rivoltelle in pugno, intimando al milite di Piantone di alzare le mani e agli ammalati di stare tranquilli. Vestito della sola camicia e dell'impermeabile che uno di loro mi lanciò addosso, uscii accompagnato da un gappista e raggiunsi la macchina dinanzi al portone. Così avvenne la mia emozionante liberazione da parte dei compagni gappisti, che mi tolsero dalle grinfie del carnefice Carità e della sua banda. Senza il loro intervento non sarei qui a raccontarvela. Questa liberazione, oltre a dimostrare le doti dei gappisti, ha dato la misura di quale affetto ci leghi nel sentimento della comune lotta. Oggi che sono rimesso fisicamente in sesto, oggi che la necessità di lotta contro la vile quanto vessatoria dominazione nazifascista si fa sempre più sentire, sono sceso, per mio espresso desiderio, in campo con più forze di prima, con la fredda determinazione di combattere l'odiato nemico fino alla fine. Bruno non obbedisce all'ordine del comando militare del partito di allontanarsi da Firenze. Ottiene il consenso del partito a restare con i gappisti tramite Chianesi. Si mette una finta scarpa ortopedica, si fa crescere baffi, si mette degli occhiali scuri. Il 9 luglio c'è la liberazione di Tosca Bucarelli e altre donne dal carcere di Santa Verdiana. Entrano Bruno e Chianesi con l'amico ex ufficiale tedesco Sandro. Sandro chiede di entrare per effettuare un trasferimento di detenute. Tosca vede Sandro vestito da nazista, gli dice: «Io non mi muovo di qui. Se mi volete ammazzare, lo dovete fare subito». Sandro insiste di seguirlo, ma lei non cede. Sbuca Bruno sulla porta e le dice: «Non aver paura, Tosca, sono io, Bruno, ti portiamo via». Tosca capisce e lo segue, ma dice che se non liberano anche le altre, lei non uscirà di lì. I gappisti liberano altre 17 donne detenute politiche. Tosca aveva lesioni al fegato, non poteva camminare. Bruno la mette sulla canna della bicicletta. Tosca guarda la fatica di Bruno. Bruno le dice: «Hai visto come sono brutto? Sono molto dimagrito e ancora non sto bene. E poi stamani, per la fretta di venirti a prendere, non mi sono nemmeno fatta la barba». Oggi, domenica 9 del mese di luglio 1944, è per me un giorno memorabile, un giorno che mi ha colmato di felicità, di quella felicità che si sente ma che non si potrà mai esprimere a parole. Stamani alle ore 6:30 di mattina, 17 ragazze, fra cui la tanto ricordata Tosca Bucarelli, sono state liberate dal carcere di Santa Verdiana. Con le armi ben strette in pugno, decisi ad ogni costo a liberarle, siamo penetrati nel carcere portando l'attesa e tanto gradita parola, libertà. Giovani donne colpevoli di amare la patria e per questo torturate e condannate. Bruno è arrestato in piazza Santa Croce il 15 luglio alle ore 10:30. Viene condotto a Villa Triste. E di lì, le prime cose, gli levarono tutte le unghie. Poi lo rovinarono gli occhi. Poi quante ne hanno fatte, lo sapeva solo Bruno, solo Bruno. E poi dopo, il pomeriggio, lui voleva mezzo accecato, perché gli bruciavano con gli occhi, con le sigarette. Poi infatti levare le unghie, te lo immagino. E dopo lui voleva andare via, voleva scappare in tutti i modi. E allora si provò ad andare al lancio, invece di tirare una raffica di vetro, e lui andò per terra, giù dal terzo piano. Nel primo pomeriggio lo portano al secondo piano, in una specie di anticamera, con un piantone. Bruno sa che lo sottoporranno a torture e sevizie. È da molto tempo ormai che ha imparato a morire. Corre verso la finestra, gli sparano. Viene colpito al fianco, vola di sotto per 20 metri. Viene chiamato il professor Italo Pizziolo, amico della Resistenza, che disse: «Per terra giaceva un uomo d'aspetto giovane che perdeva molto sangue». Viene portato a Villa Natalia. Il referto medico dice che ha fratture alla base cranica, al polso e al femore, ferita d'arma da fuoco al fianco, cicatrici addominali ed inguinali da poco cicatrizzate, ecchimosi e contusioni per tutto il corpo. Nonostante le insistenze dei fascisti, il professor Pizziolo dice che è impossibile interrogarlo.
La notte tra il 15 e il 16 viene assistito dall'infermiera Celestina Stoppioni, che sente dire da Bruno: «Avverta la mia mamma, abita a Porta Romana». La notte tra il 16 e il 17 viene assistito dalla Croce Rossina Fiorenza Papa. Bruno ripete il nome di una via. Il 17 luglio riceve le ultime cure dal tenente cappellano Egidio Caratri. «Dimmi chi sei, figliuolo, se vuoi che avverta la tua famiglia. Ti puoi fidare di me, sono un prete». Bruno dice: «Ma sei anche un uomo». Fascisti e nazisti di nuovo vogliono interrogarlo. Il prete li manda via. Allora Bruno si fida. «Mi chiamo Massimo, abito a Porta Romana». Sono le sue ultime parole. Muore a 24 anni, 8 mesi e 6 giorni, alle 15:30 del 17 luglio.